No, sportive. adesso c'è un ospite veramente sempre per i papà. Sono regali che noi facciamo perché è una miss. È una reginetta di bellezza. Lei è qui stasera in tutto il suo splendore. Eccola, Miss Italia! Prego! Dov'è? Che sei invidiosa! No, che si vede, pare brutto pure per la gente. Buonasera, buonasera! No, perché tu saresti Miss Italia? Giulia, scusa, la musica di madre natura, madre certo. Natura fa anche questo. Purtroppo ognuno... Dice scherzi della natura, guarda che si è fidata e fa. Succede che uno... Miss Italia bonsai, perché questa Miss Italia rappresenta la donna italiana, quella normale. Questa normale. Tutta roba concentrata, vera. Certo. Non si muovono, tutta roba mia. Tutta roba tua. Tutta certo. Roba me l'ha fatta la mamma. Ma per carità. E poi questa cosa di queste Miss Italia magre, alte, perfette, ma che è sta cosa? No. Che pare che mommo svengono, ispirano. Brutte, brutte. Se il presentatore starnutisce, si trovano direttamente a Miss Italia nel mondo. Certo, che bello. Invece ecco, questa è la vera... È ma questa. Lo conoscete questo concorso? Me sa di no. No. Però no. Se glielo dici... Sapete magari... dove si fa? Dove si fa, dove si fa? A Cortina. Era una battuta. No, perché no, abbiamo scelto scientificamente che Salso Maggiore, Montecatini, sa di centri anziani sta cosa. No, certo, ma c'è un fatto molto fine. Una cosa molto che bello, ma si vede assai, Giulia, si vede. Che cosa? Contieniti. Ma io mi contengo, che c'è? L'invidia, l'invidia. No, ma non sto invidiando. Lo so che non è colpa tua, è l'inconscio, sai cos'è l'inconscio? Beh, sì. È il fratello stupido del cervello. Ah, non sì. Sapevo. L'inconscio, sì, quello va avanti da solo, pure quando è nelle alte, il fratello stupido del cervello, quando ce l'hanno il cervello quelle altre, perché lo sempre ce l'hanno il cervello quelle altre, è invidioso, si vede proprio, sì. È tale e quale si vede, però noi per esempio bonsai non sappiamo cos'è l'invidia, no. No, noi non sappiamo, non ci appartiene, noi non vi invidiamo per niente, è vero che quando mi hanno eletto Miss Italia qualcuno ha insinuato che c'avevo parenti in giuria, perché e invece... No, no, assolutamente, no. Perché i giurati, noi abbiamo i giurati vestiti da sette nani, no? Ma come giurati da sette nani? Sì, che tristezza, sì, dai! Sì, siccome io mi chiamo Marina Vitolo, no? Sì. L'ottavo nano, Vitolo, dico, vedi che questo c'è implicato, invece no. È tutta cosa, perché sono burlone, scherzano, no, no, certo. No. Sono state contentissime quando mi hanno eletto Miss Italia. Sì. Mi sono saltate tutte quante addosso, sono messe come fanno... I nani della giuria? No, ah, no, pensavo ci fosse stato una... Vedi, Giulia è pure invidiosa, è pure un po'... No! No, ma io pensavo sempre... Ma quelle altre sono così, vabbè, non già arrivo. Quindi, insomma, e mi hanno saltato, mi sono saltato tutti addosso. Mi sono messa a piangere di gioia, te che hanno fatto una puzza di lacrime esagerata. Ma le altre mie... Ho dovuto dire basta, chi non tocco qua sotto, aspettate un attimo. No, non tocco. Sono uscita dai tacchi, mi sono fatta premiare dal presidente in persona, Monti. Vestito da nano obolo. Ma come nano obolo? Dai, sì, guarda. E da sempre lui mi ha fatto la fatidica domanda. Quale? Cosa ti aspetti da questo concorso? Da sotto il giurato Brunetta che faceva... C'era anche lui, c'era Brunino che faceva lavorare. Io ho detto, no, lego tutto. Zia Maddi, non ah, no, certo. Non cominci perché... manca a lavorare obolo, già si piglia tutto coso. No. Io parlo solo in presenza del mio commercialista. È brava, bravissima. E poi... Sì, io, capito, emozionatissime, sti fotografi che facevano Marina. E perché? Perché ti chiamavano per l'obiettivo? No, quando non mi vedevano proprio per fare una fotografia. Ah, ti cercavano. E io poi dopo mi sono messa a favore di obiettivo, una cosa emozionante, sono scesa da questa scala enorme. Così, no? Enorme, scalino. Sono scesa e si è aperto il vestito sulla cellulite, è uscito il tatuaggio tipo Belen, no? Sapete che c'è la farfalla? No, il bruco.
Non c'entrava la farfalla, c'avevo le ali dolce vita, sì. Mi davano un po' come... Ma lascia stare, per favore! E io che scendevo da questa scala emozionata, sì. E poi dopo il concorso a Giulia, un successore, ho fatto anche un book fotografico, piccolo, un... Non lo dire. Cioè, ma pensate, vidioso e pur mal pensando, un piccolo book fotografico, ecco. In tutta Italia, sì, come in tutta Italia? E ogni foto una città, Ma bello! Ho dovuto girare tutta l'Italia in miniatura, bellissimo. A Napoli sono fatta la foto dentro una spasella di cozze, guarda, dentro... grandezza... La spasella? Ma non parli italiano? Io sì! Diciamo una cassetta di... Una cassetta, è nata cosa però, cassetta di cozze e spasella, spasella di cozze. Un'altra idea. Una spasella di cozze a grandezza esagerata, naturale, non si capiva chi era la vera cozza. Vabbè, quello che bellissimo, c'entra anche bellissimo. Cioè. E poi dopo che ha visto questo buco fotografico, Armani mi ha voluto. E sono diventata una tap model, l'ho sfilato. Come la tap model? Sì, ho sfilato per Armani Junior, chiaramente. Come Junior? Armani Emporio Junior. Ah, l'Emporio Sì, è per 012 Bennett. Certo. Ma una cosa, un successone proprio grandioso. E poi la più grande soddisfazione, ragazzi, è la radio, sì, perché sono perfetta, dice, per la radio, trasmette in bassa frequenza una cosa che noi sono proprio per la... Sì, ho conosciuto un sacco di gente importante, sì. Oh, ma lo sapete che Luca Barbareschi è altissimo? Beh, sì, si sa. Mamma mia, fa una cosa in tuo stomaco. Addirittura! Sì, fa un po' bene. Io poi mi sono presentato, ho fatto piacere. Mamma mia, ho detto alla Miss Emilia Romagna, che delusione, ma date una mano, moscia moscia. Miss Romagna, tu guarda che non è mica la mano, sai? Dai, smetti, no, per favore. Ho detto, che delusione. Che delusione, hai detto. Che delusione, dai. Sì. E poi adesso ho fatto una pubblicità, adesso dell'acqua rete. Ma sì, ho fatto la fidanzata della particella di sodio, no? Hai fatto la bollicina. Sì, e adesso usciranno tutte quante le bottiglie d'acqua rete con i tappi con me sopra, grandezza naturale, che vanno il tipo tappo. Un tappo. Sul tappo che ballo tipo tappo. Geniale. Adesso vi lascio perché devo andare a prepararmi per un provino. Domani ho un provino per un film. Agente 007. Faccio la microspia. Dai, Giulia, ridi. No, ma certo. Signori, ci vediamo fuori per gli autografi, mi raccomando. Guarda, li troverai tutti proprio. Non vedo l'ora. Quanti, mi raccomando, c'è già le transenne, ci sono già. Musica, fanica, musica. Piccola. E spiritone. Vabbè, grazie, mi scusa. Siamo tutti. Guarda, ragazzi, sei successo. Bene, non ci lasciamo mancare niente, Luciano. Eh? Andiamo avanti con questa serata. Che te è partito, Simo? 12 effetti in uno. Dicevo, andiamo avanti con questa serata perché c'è altro materiale. Para di la vedi? Di Ipsen? No! Di Brecht? No! Di Ch-
Luciano! No! Matteo! Ma chi è? Chi cazzo è? Sisma, dove siamo? Prego, madre del mio tempo! Matteo! Non è più! Ma chi è? Di editoria, quindi insomma è una che legge, che pubblica, che fa, insomma lei è la nostra, come dire, il nostro momento di grande cultura. Prego, signora, si accomodi. Dove sta? Uno splendore! Buonasera, scusate, non riuscivo a liberarmi, scusate. Oh, scusate, buonasera, buonasera. Sono sempre, non riuscivo a liberarmi, scusate. Sono sempre la vostra Duke Bauro, principessa Rosalia di Lampedusa, è vero? Certificata, seppur illegittima, discendente del celeberrimo Giuseppe Tomasi, dodicesimo duca di Palma, undicesimo principe di Lampedusa, barone di Montechiaro, barone della Torretta Grande di Spagna e una minchia così. Non faccia il gesto! Ecco, è vero, mi sono appena liberata, è vero, da un incontro con giovani e dotatissimi poeti, è vero? Un incontro, che tenerezza. Sapesse che questa tenerezza, questi giovani accorsi in massa nel mio salotto per deflorare, allora, declamare, ecco, nobili versi, nobilissimi versi, è vero? Un vero incontro di poesia, è vero? Si sa, come potete immaginare, le passeggiatine sul Parnaso possono sfiancare. È vero? E poi adesso, dopo che è morta quella polacca dal nome impronunciabile, ecco, adesso tutti si intendono di poesia, semantica, semiotica e tutte quelle robe lì, ma io sono arrivata molto prima, è vero? Per esempio, che risate quando ero piccola a girare per manicomi con Alda Merini. Ma che risate! E quel giardinaggio, quelle siepi potate con leopardi, quelle battute di caccia con il tasso, il torquato. Ovviamente, ma bando alle ciance, io sono qui per presentarvi la traduzione italiana di quel famosissimo bestseller che tutti quanti conoscerete, ovvero la sudata traduzione del bestseller È facile smettere di trombare se sai come fare. Io non la so questa cosa, cioè ma chi ce vuoi? E non trombi e basta, ma scrivere un libro addirittura. Ma siccome noi sosteniamo, è vero, sosteniamo la cultura, allora che fa lo sosteniamo scherzo, i culturisti, la smettiamo. Ma anche i turisti, ma anche i culi, io non so come fermarla. È vero, ecco. Grazie, benemerita, è vero? Benemerita. Questo bestseller, come dicevo, gode di una prestigiosa traduzione di Paolo Fox. Paolo Fox. Mi ricordo quando da ragazzi per lui lo Zodiaco era ancora una gelateria e per me io transitavo nei noiosissimi segno della Vergine. Che ricordi, che ricordi quanta strada battuta finora. No, ecco, ma questo... leggiamone insieme qualche brano di questo pregnante. Oh, ecco, una telefonata, guardi, mi scrive. Pronto? Sì, Paolo? Paolito Fox? Ecco. Ah no, sei il Garimberti, è il Garimberti, quel bastardo. Sì. Mi dica, Garimberti caro, mi ha chiamato per dirmi che posso riscuotere i diritti del mio sudatissimo lavoro per scrivere le pause di Celentano? Ah no? Come dice, a Belen non è piaciuto il format? La parte in cui deve vestirsi?
E sti cazzi. No, che cosa di... Mi scusi, scusi. Un momento. Senti, io già ho un sacco di cose da fare qua. Cosa dura e cambia la... Per quel cretino di pupo, come si chiama, sono un pirata o un giocatore. E non c'ho tempo da perdere con queste minchiate di Belen e quel culattone del suo fidanzato. Sì, sì, che lo so, che me lo ricordo, che andavamo in giro a fare le foto ai dirigenti Rai. Poi però abbiamo litigato. Ora veramente scriverò anche la sua autobiografia. Va bene, Paolo? Detto, non ti preoccupare, va bene, ciao, 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 ci vediamo. Scusa! Sosteniamo la cultura. Allora, sì, stavo dicendo, parlando del mio famoso best-seller, è vero, stavo dicendo il manuale è facile smettere di trombare se sai come farlo, sì. E allora volevo leggervi questo capolavoro immortale. Allora, dice testualmente: allora, quante sciocche sofferenze per un amplesso sbagliato, che pene, e invece zac, via il penne, e cioè via il dente, via il dolore. Ecco. Ascoltate che cosa dice questo libro struggente. Sì. Il sesso. Ma chi di noi ne ha mai avuto veramente bisogno? O tutta quell'ansia prima e poi? Siete stati costretti a fronteggiare ogni spaventoso mostro della psiche come l'ansia da prestazione, sì, l'eiaculatio precox, non... il bifidus attivius, che c'entra sta cosa, mode... la frigidità, la paura dell'AIDS, beh, della gravidanza, del rifiuto, del pedalino killer, pedalino e vi ritrovate appiccicosi, sudati, esausti, scarichi, privi di energia, pudore, sfiniti da fastidiose carezze, disossati da bracci estenuanti, spossati da urla liberatorie, sì, riversati dall'estasi su lenzuola di seta in un caos di vestiti intimi, frustini e cetrioli. Adesso i frustini. E tutto questo perché? Soltanto per l'ennesimo orgasmo multiplo con uno stallone di 40. Detto cioè, adesso non è per dire, però. Ma dove? Dove? Ebbene sì, sì, sì! È ora di smetterla, geniale! Geniale! Ma che geniale! Cosa da dire? È stupendo questo libro, è vero? Allora, non ci avevate mai pensato prima, io invece sì, per questo vi invito a leggere questo scritto e a partecipare ai miei rivoluzionari seminari, sì, esperienziali. È vero, alla modica cifra di 2500 euro cada ma uno, fa, ma cadano chiedi... anche tutti, va bene. Ma che dici? Perché ognuno ha il suo punto debole, sì, il mio è lo stallone di Achille. Ovviamente, no, lo stallone di Achille no. Per chi acquisterà le prime 20 copie al prezzo maggiorato rispetto a quello di copertina, potrà bello partecipare al concorso, verrà estratto come pompon girl nel prossimo video della Sora Cesina. Ma chi ti? E viva la Sora... Wallera! Ma no! Ma la Sora Cesina!